dovevano essere in numero maggiore, ma alla fine molti si sono tirati indietro, eppure una dozzina di studenti e studentesse dell'alberghiero di Pesaro è comunque rimasta fuori dall'istituto per protestare e manifestare il loro disappunto nei confronti delle aule itineranti, visto che la struttura stessa presenta un'intera ala dell'edificio vuota, che però, anziché essere assegnata agli studenti dell'alberghiero, sarà destinata all'ITS, come ci spiegano gli studenti. Ci servono delle aule che non vengono messe a disposizione e questo crea un grande disagio. È stato chiuso un piano agli studenti per far venire altri istituti, ma noi non abbiamo spazio nella nostra scuola. Ci servono aule, ci serve l'aula insegnante per i professori, i laboratori devono essere liberi per poter fare il laboratorio effettivamente in modo sincero e vero. E siamo tutti qua appunto per protestare, per avere la nostra scuola indietro come era sempre stata. Da qui dunque la proposta degli studenti al dirigente scolastico per autogestire le aule, rimediando così alla mancanza di personale. Il paese ha voluto leggere comunque diversi confronti con noi, e non si può dire niente a riguardo, per carità. Non c'è stato un confronto positivo? Un riscontro positivo per esatto. Dal nostro punto di vista, proprio per quello che ci riguarda. Esatto, perché dal momento che lui ci è venuto a chiedere un confronto a tutte le quinte, lui alla fine si è tirato indietro dicendo che che comunque avrebbe fatto questo ITS, e però a questo punto non ci veniva a chiedere i pareri. Dai primi riscontri positivi si è passati poi a una nuova progettualità, secondo gli studenti, che ha visto vanificarsi l'idea dell'autogestione. Siamo proposti per fare autogestione appunto perché il personale ATA non è presente, quindi abbiamo deciso comunque di prenderci le nostre responsabilità, avendo comunque 18 anni a testa, e di pulire le nostre aule, pulire i nostri bagni, pur di riavere quello che è la nostra scuola effettivamente. Però appunto non abbiamo ricevuto un riscontro positivo e proprio per questo abbiamo deciso di fare una specie di sciopero per far sentire la nostra voce effettivamente, per quanto ci dispiace che questo non accada. Il dirigente scolastico, illustrando le motivazioni che lo hanno spinto a seguire un percorso piuttosto che un altro, ha parlato di opportunità per la scuola e per i suoi studenti. Sono stato contattato dall'ITS, dal dottor Marchetti, che mi ha detto: so che avete delle aule libere, possiamo magari occuparle noi, vi crea problemi? Io ho detto sì, ok, basta che mi dite cosa mi date in contropartita, glielo ho detto subito secco. E loro mi dicono: beh, facciamo noi abbiamo dei laboratori molto attrezzati, altamente tecnologici, hanno avuto quasi 1,5 milioni di soldi per avere questa possibilità, e quindi hanno creato dei laboratori veramente all'avanguardia, tra l'altro di figure di turismo avanzato, e quindi si collega abbastanza bene con noi, perché non so, magari noi fanno reception, però qui si parla di direttore d'albergo, oppure nuove tecnologie, intelligenza artificiale per esempio nel campo del food and beverage, nella gestione c'è una bella cosa. Inoltre ci portano la fibra, perché a loro serve la fibra. E quindi in cambio ci diamo questo, l'utilizzo dei laboratori, ma soprattutto il personale. Quindi ci danno gli esperti che spiegano ai nostri ragazzi questa cosa. Ho detto, vabbè, comincia a essere una proposta. Ho detto, ma quante aule vi servono? 4-5 aule. Ho detto, vabbè, secondo me non è nessun problema. Però ho detto, per correttezza, io ai ragazzi ho detto questa cosa, adesso gliela voglio mettere nel piatto. Quindi gli ho detto, guardate, c'è questa opportunità, secondo me vale. Ho visto che loro, in effetti, qualcuno era d'accordo, qualcuno... Ormai si erano fatti l'idea di avere un'ala tutta loro, no? Di autogestione. E io gli ho detto, guardate, però qui c'è... Di contro, per la scuola c'è un grosso vantaggio, perché abbiamo l'opportunità appunto di usufruire di laboratori dell'ITS a titolo gratuito, e non è poco, secondo me.